Bene, sono qui nel mondo, diciamo, dell'antica Cina, dove, diciamo, dove avevo lasciato, dove ho interrotto, diciamo, non avevo completato questo mondo, quindi Ah, che vediamo giornata adesso. soave per una passeggiata. Salirò sulla mia collina preferita. Ok, adesso vediamo con Bentley. Ah, c'è sempre il fratellino qui. Ehi, ho visto dei Rinnoc che scappavano in cima alla collina con un uovo. Ok, allora prendiamo le gemme che ci mancano, spacchiamo tutto. Olè. Nulla ci ferma. Aia. Maledizione. Guarda, lasciano andare i massi, ma noi spacchiamo i massi. A caldo. Cavolo. No, è mo Sparks. Sparks no, perché con... Aspetta, vediamo. Aspetta, non voglio venire colpito, ma... No, quello era TNT, effettivamente. ci è esploso in faccia, quindi... Non va bene. Oh, niente, non riesco ad arrivare qua con Sparks, è una cosa incredibile. Cavacca. Fregano sempre questi qua con l'ombrello. Ok, oh via, oh aspetta, via. Vai che ho Sparks adesso, si ammazzo sto esserino. Ok. Ok, allora. Qua sganciano la TNT anche, eh. Ciò. Attenzione. Aia. Oh via, via, via. Vediamo, ma avanzo così, avanzo. Ok, non devo venire colpito. Boh, spacco tutto. Aspetta che io volevo... Ah, guarda. Ok. Servono gli animaletti. Aspetta, guarda là cosa c'è. C'è della vita. Quando c'è della vita, Sparks torna in te. Esatto, torna sana al massimo. Ma chi è che lancia TNT, maledetti? Guarda, guarda. Guarda, maledizione. Vabbè. Tanto lo Sparks, mo. Cavolo. Dai, salta. Oh. Aspetta, eh. Ok. Prendiamo l'uovo. Rubek. Ok, perfetto. Oh, benissimo, anche 500 monete. Ottimo, li ho completato al 100%. Bene. Allora adesso posso tornarmene al lago della sera, sì, tutto al 100%, perfetto. Ok, allora, che mondo scegliamo, mo? Vabbè, boh. Vediamo, facciamo questo qua. Altare, altari congelati. Esatto.
Benvenuto agli altari congelati, Spyro. A nome delle fate del ghiaccio, voglio concederti un potere speciale per tutto il tempo in cui resterai qui. Cioè? Fuoco di ghiaccio, magari? Esatto. Pensa a te. Beh, devo dire che comunque è già che uno spazio. Aspetta, se no. Allora, raccogliamo queste e poi andiamo giù. Ok. Sì. Però è comunque caldo. Cioè, fuoco di ghiaccio, ma non congela. Sarà fuoco. Ah no, sì che congela. Ma lui è. È un personaggio. Aspetta. Parlare. Un orso ci ha venduto un sistema di difesa laser per proteggerci dai Rinok, ma con queste pinne non riesco nemmeno ad accenderlo. Per te comunque non dovrebbe essere un problema. Entra e quando avrai finito, premi azione per tornare fuori. Ok. Qui? Ah. Vabbè, facciamo... Ecco, piazza pulita. Dai. Ecco. Che te... Fuoco? No, c'è niente. Dove lo devo puntare? Ah. Ok. Vabbè, poi oltre non va. Ovviamente. Va bene. Ok. No, stavo dicendo che comunque in questo terzo capitolo, devo dire, come varietà di situazioni, per niente male. Poi comunque hanno aggiunto una storia già un po' più seria. Non che, beh, nel primo non fa testo. Già nel secondo comunque una serie un po' più, una storia un po' più, diciamo, pensata, ecco. Che non dico che dia un, cioè, dipende. Però comunque almeno è uno dei motivi per andare avanti, no? Olè, ho spaccato tutto. Eh sì, congela. Olè. Va bene. Però è vero, potevo sfruttare. Vabbè. Eh no, però mi servono anche le gemme, quindi. Aia. E... Ah, ok, devo. Congelo e poi comunque uso la carica per spaccare, ok. Voilà. Ecco un altro. Ah, questo mi sa che è un pinguino, sì. Forse simil pinguino. Io ed Eustachio stavamo facendo una gara di pupazzi di neve quando la maga li ha animati con un incantesimo. Da allora non fanno altro che andarsene in giro a costruire mura di ghiaccio e a creare problemi. E allora noi li sciogliamo, non ti preoccupare. Aia. Ah, non ce l'avevo ancora, Sparks. Vabbè, tanto ricomincio da qua, praticamente. No, già questo terzo capitolo mi piace molto di più degli altri. Quindi sono andati, caso, non dico caso strano, però è molto difficile che di una serie, diciamo, solitamente funziona un po' a parabola discendente. Comunque magari il primo è bello, il secondo un po' meno, il terzo è bello come il primo. Magari funziona così, ecco. Invece qua con Spyro ogni capitolo è uno più bello dell'altro. Ecco, li sciolgo. Qua poi hanno aggiunto molta varietà, quindi ben venga. Ehi, dai. Ecco. Certo che se anziché farmi come dono la fiammata di ghiaccio mi tenevo la mia, il laser potevo anche non usarlo, scioglievo tutto io, però vabbè. Ok, qua si scivola. Cavolo, ci è arrivato prima, maledetto. Aspetta, ecco. Ok, aspetta un attimo che ne approfitto. Ok. Oh.
Dimmi tutto. Ti sarebbe facile arrivare al tesoro se avessi qualcosa su cui salire. Ah, guarda, ci sono arrivato io senza che me l'avessi detto. Ok. E opla. Ah no, non è morto. No, è rimasto così. Cioè è morto ma si è... Ah ok, boh, a posto. Si era buggato così, vabbè, ok. Aia, così all'improvviso. Vediamo. Ok. Ah, qua altro laser. Come si dispera. E ecco. Toh. Puccio per te. Vieni qui. Ecco. Via. Olè. Basta. Ah, c'è una zona con Bentley. Vabbè, ha senso, è tutto di ghiaccio. Durano ieti. Ciò. Vabbè, facciamola subito. Spyro, sono appena venuto a conoscenza del fatto che il mio fratellino si è messo nei guai con uno ieti. Quello okay. Stupido ieti mi ha preso la palla. Gli ho detto di ridarmelo, l'avresti preso a calci, ma non mi ascolta. Quello è quello del 2, quello lì. Sì, affrontiamolo. Sapevo che l'avresti fatto. Fagli capire che deve lasciarci stare. Ricorda, blocca i suoi pugni alti e colpisci basso quando cerca di parare. Premi X per colpire al corpo, cerchio per un gancio devastante, triangolo per parare colpi alti. Bentley para automaticamente i colpi bassi. Ah, ok. Quadrato pugno rapido. X corpo. No, ma già detto. Triangolo colpi alti. Va bene. Vediamo, ah, c'è anche un incontro di box. Allora, così colpi alti. Ecco, cavolo. Però se paro i colpi alti ne metto le balle, dai. Gancio devastante. Rapido, oh. Ma col gancio li facciamo molto male. So che è un pelo più lento. Beh, ecco, boh. Gliele hai proprio suonate. Ehi, aspetta, questa non è la mia palla. È nuovo. Devi tornare sul ring e suonargliele di nuovo. Fatti ridare la mia palla. Questa volta sarà un incontro su 3 round. E quando vinci, non accontentarti di uno stupido uovo. Vabbè, madonna, che fratello, Bella, ma è velocissimo. Andiamo. Così si para sempre. Così si para. Cavolo. Sotto, sopra, sotto, sopra, sopra, sotto. Così. Aia. Oh, solo col gancio però li facciamo parecchio male,
5 secondi. Poi il round finisce forse. Aia, com'è? Mancano solo due round. Stai andando alla grande. Sì. Ok. Ah, però se lo sconfiggo prima, magari. Cavolo. Dai. E dai. Dai, anche nonostante i colpi, forse. Basta. Cavolo. Cattivo, cattivo. Dai, ancora un colpettino. Se lo fa fare. Ok. Madonna. Ehi, questa non è la mia palla. È solo un altro stupido uovo. Vedi, tre round però. Se lo sconfiggiamo prima. Ah, basta. Ci ha fatto uscire da... così in automatico. Vabbè. Ok. Quindi non c'erano gemme. E la palla mi sa che se la tiene. Aia. Ok. Qua abbiamo un laser. Ok. Un laser per sciogliere che cosa? Ok. Vai, vi brucio le chiappe. Ah, non posso andare più di così. Dai, sto fermo. Ok, lo devo bruciare. Questo laser. Boh, cos'è? Fa vedere. Intanto fammi raccogliere. Ma di là c'è qualcosa di qua. Fatte le gemme. Oh. Ah, là ci sono delle gemme, attenzione. Meno che era un po' messo così, non so. Penso fosse messo a caso, però. Ok. Andiamo ad andare dall'altra parte. Oh, riccone. Grazie per l'aiuto, Spyro. Perché non prendi questo? I Rinox stavano per friggerlo con un laser, ma tu li hai fermati in tempo. Ah. Ok, quindi quel laser alla fine era in più. Boh, vabbè. Ok, abbiamo aperto una scorciatoia. Sì, esatto. Allora, qua c'è il riccone. Vediamo ancora dei soldi, sicuramente. È un po'. Ehi, Spyro, sei uno sportivo, vero? Come probabilmente saprai, gli altari congelati sono la culla del grande sport dell'hockey col gatto. I biglietti per la partita di oggi sono esauriti, ma casualmente ne ho uno extra che potrei venderti per un piccolissimo sovrapprezzo. 800, la madonna. Però vabbè, ce l'abbiamo, la voglia se ce l'abbiamo. Entra pure, Spyro. Sarà una partita emozionante. In realtà, ho piazzato una piccola scommessa sulla squadra di Rinok. Speriamo solo che la squadra di casa non abbia incidenti all'ultimo minuto. Andiamo. Intervengo io, mo. Quindi hanno reintrodotto l'hockey, beh, ci sta. Ho sfidato un Rinok a una tradizionale partita di hockey col gatto, ma temo di essermi slogato una pinna in allenamento. Giocheresti al mio posto? Certo. Ottimo. Congela i gatti e spingili nella mia porta per segnare.
Ma poveri gatti. Congela i gatti e spingi dentro la porta blu. Vince il primo giocatore che manda in porta 5 gatti. Vabbè. Questo cos'è? Vabbè. Vediamo. Poveri, ma veramente poveri. Porta blu. Qual è la porta? Ah, quella sarà. Aspetta. Dai. No, già che sto scivolando. Però forse... sì, è più difficile, dell'hockey normale. Se il ghiaccio si scioglie... Vai. Vai. L'ho segnato io. Ho congelato anche lui. Ma no, scusa, eh. Ah, meno che devo segnare di là. Ma scusa, porta blu. Io non vedo colori, eh. Adesso provo a segnare di là. Vediamo se mi dà il punto a me. Sì, ok. Allora devo segnare dove c'è la mia... Cagare, il mio simbolo. Invece pensavo che quella fosse la mia porta. Ah, ecco cos'è. Il tiragrafi. Giustamente, i gatti. Vai, congelo anche te. Qua come imbrogliare, eh? Anzi, è come imbrogliare. Vai, vai. Beh, gatti un po'... un po' cicciottelli, eh. Messi bene. Dai. Mancano 2 gol. Vai. Olè. Ben fatto. La coppa del campione meriti di averla tu. Ah, questa è la coppa. Una coppa particolare. Ok, basta. Hai dato una tale batosta a quel Rinok che ha deciso di ritirarsi dallo sport. Ah, va bene. Vediamo. Sui tetti e punto di domanda. Ok. Vediamo. Quindi ci sono delle uova in giro. Sui tetti. Vedere, aspetta. Magari da qui. Qui ho visto. Vediamo se da qua magari. No, qua non si può andare. A parte che qua è... no, è tutto chiuso. No, devo trovare... che ho visto delle gemme in alto, le ho viste. Il modo di salire. Aspetta che... ok. Dai, questo mi frega sempre. Andiamo. Qua ero salito, sì. E là, guarda, là ci sono delle gemme. Però sono poche. Non penso proprio. Vediamo se ci arrivo da qua. No. Là, è vero, là non sono andato. È vero. Ma qua adesso non ci sono nemici, perciò non posso salire effettivamente. Guarda là. Ma se uso lui, scusa. Andiamo. Ok. Fatto. Andiamo poi da qua magari. Ma non so. Ah, guarda là. Là c'è un bell'uovo.
perfetto. Sui tetti, no, è rimasto solo quello dei tetti. Ah, ho dimenticato una gemma. Aspetta, facciamo. Ok. Qui non c'è una via, no, è tutto chiuso, sì. Lì, ho dimenticato una gemma da due. Ok. Sto pensando, perché da qua non, no, non ci arriviamo. Invece magari da qua in alto posso curvare poi. Fare così, esatto. Ecco. Ok. Ci sono delle gemme. Ok. Ah, eccolo lì l'uovo. Sui tetti, quello lì. A parte che mancano altre gemme, però vediamo. Per andare lì, non so se dalla piramide. Ringrazio. No, sbagliato. Aspetta. Da qui, ma non credo, forse è troppo lontano. Cioè da qui curvo. No, no, è troppo lontano. No, non ci arrivo. No, no. Magari devo andare sulla piattaforma, vediamo. Qui vado, ok, sulla piattaforma, e da qua non so, forse no, no, infatti no. Allora viene da pensare che magari devo andarci da qua. Facendo un giro strano. Vediamo. Che l'uovo è lì. Ah, guarda, là c'è. Aspetta. Visto adesso. Forse si può sciogliere, vediamo. Sì, eh. Ah, però non ci arrivo. Non posso andare più su di così. No. Cazzarola, là in alto. Aspetta. Proviamo l'altro raggio laser, però. Non credo, però vediamo. No, perché ce l'ho alle spalle. No. C'è un qualcosa che secondo me si può sciogliere lì in alto. Proviamo con questo, ma... No, anche qua non si vede. No. Cavolo, provo a rifare il giro allora. Forza. Ma qua poi sbuco di qua. È lì, cavolo. Magari non si può sciogliere, però. Ah, ci sono arrivato. Allora, da là sono andato di lì e sono volato fino qui.
E forse ci arriviamo. Eh già, eccolo qui, il nostro ovetto. Però resta il fatto che mancano delle gemme. Adesso vediamo dove sono. Ok, vediamo, indica di là quante ne mancano. Non tantissime. 15. Forse un forziero dimenticato. Vediamo, indica di lì. Ok. Di là, ma dove? Aspetta. Ah, su di qua? Sì. Cos'è? Da vedere bene. No. Cavolo. Sciogli subito. Qui forse. Ah, ecco. Ah, ecco, esatto. Quelle che mancavano, 15. Perfetto. Perfetto. Allora ce ne possiamo tornare anche a casa.